Iaboni, che sono le promotrici di questo evento. Tutto quello che vedete qua oggi organizzato è stato realizzato da loro in collaborazione con il Comune di Ladispoli, quindi un grande ringraziamento va in primis a loro e a tutte le persone che hanno collaborato per realizzare questo evento così importante, quindi le forze dell'ordine, polizia locale, i volontari, la stampa qui presente, un lavoro che ci ha impegnato per tanto tempo, ma a giudicare dal risultato possiamo dire che è un evento riuscito. E poi come non ringraziare soprattutto l'ospite d'onore di questa serata, che è l'immenso Carlo Verdone, al quale farei un grandissimo applauso da parte di tutta la città. Oggi, come sapete, siamo qui per festeggiare innanzitutto i 40 anni dall'uscita del film Un sacco bello, che è stato il primo l'esordio alla, sia come regista che come attore sul grande schermo di Carlo Verdone, un successo che non devo certamente descrivervi io, e soprattutto per ricordare insieme a Carlo, mi permetto di darti del tu in questo momento, per ricordare appunto questo personaggio, Leo, che tutti ricordate, che purtroppo a causa di questa turista spagnola un po' invadente, un po' casinista, non riesce poi a prendere il pullman per venire qui nella nostra città, che viene più volte citata, quindi grazie al film di Carlo, Un sacco bello, la nostra città, il nome della nostra città ha fatto il giro di tutto il mondo. E oggi finalmente dopo 40 anni, simbolicamente Leo, Carlo Verdone, riesce ad arrivare qui alla Ladispoli e in solo ore poi più tardi Carlo scoprirà la targa commemorativa di questo evento. Quindi a me non resta che ringraziarvi nuovamente per la presenza, ringraziare di nuovo Carlo Verdone per essere qui, suonare, ridere, piangere, sono stati la colonna sonora in alcuni casi anche della nostra vita. Grazie di tutto, grazie e bentornato alla Ladispoli. Allora, innanzitutto sono io che devo ringraziare voi, perché voi siete il mio pubblico, voi mi avete dato la forza, la benzina per andare avanti. Senza il pubblico l'attore non è niente, quindi la spinta del pubblico che intravede in un ragazzo che al suo primo lavoro un talento, una sincerità, una voglia di dare un film anche pieno di poesia, perché secondo me il successo di Un sacco bello sì è nei personaggi, ma è nei personaggi inseriti in un contesto estivo poetico, qual era la Roma, qual era un'Italia poetica ancora di quegli anni. Poi dopo è tutto piano piano sparito con la sua gente di quartiere, con i suoi attori caratteristi, Mario Brega, la Sola Lella, le cose, mi hanno accompagnato nei primi due film in maniera straordinaria, dando quella poesia, quella verità di una Roma, di un territorio che purtroppo non c'è più. Certo, se avessi saputo che questo film avrebbe avuto così tanta celebrazione da Benevento a Roma, al Tufello, a qua, beh, io l'avrei fatto pure gratis Un sacco bello, perché chi se lo sarebbe mai immaginato. Bello. Quindi io vi ringrazio tanto, però grazie per l'affetto. Non ho filmato Ladispoli perché credevo che fosse più poetico vedere lui in salita, lo capite anche voi, che va a prendere il pullman per arrivare qua. Però abbiamo immaginato un prolungamento del film e abbiamo immaginato che dopo tanti anni, perché se rompeva un autobus dietro l'altro, sto Paroleo finalmente gliela fa al 150° pullman ad arrivare qua alla fermata. Quindi avere una targa qui da voi mi rende veramente molto orgoglioso e spero veramente di venirvi a trovare più spesso e di poter fare anche qualche altra cosa qua con voi, ecco, poter girare anche una scena di un prossimo film qua. Insomma, visto che l'ho citata tante volte nel film, sarebbe opportuno girarci anche qualcosa e dare un'immagine anche di Ladispoli. Sarà un mio impegno preciso. Quindi che dirvi, sono molto emozionato, poi veramente grazie a tutti voi, perché questo è un regalo meraviglioso, addirittura su una ruota vedere dal centro le scene del mio film, insomma mi riempie veramente di emozione, perché non me lo sarei mai immaginato di poter attraversare quattro decenni, e sono veramente tantissimi, tantissimi, sono stato fortunato perché questo lavoro
il talento è importante, ma prima ancora del talento ci vuole la salute, una grande salute, un pizzico di fortuna e poi arriva il talento. Ma il talento senza la salute non è niente. Quindi sono stato fino adesso fortunato. Avete fatto una cosa meravigliosa, grazie a Silvana Iaboni, grazie al sindaco Grando, grazie ad Alessandra che si è impegnata veramente con tanto amore, con tanto affetto, e grazie a tutti voi che siete così numerosi e così affettuosi. In questa pandemia, nelle notti del lockdown, spero di avervi fatto compagnia con tutti i miei film che sono stati messi in vetrina, però così avete magari riscoperto meglio magari l'anima dei dettagli di qualche film che forse vi erano sfuggiti. Quindi io mi ritengo una persona che ha sposato voi, che ha sposato veramente il suo pubblico e continua a farlo imperterrito ancora adesso. Ho cercato in questi giorni molto tristi di non perdere tempo, ma di darmi da fare, cioè di guadagnare il tempo anche in queste giornate molto ansiogene e tristi. Ho scritto il soggetto del prossimo film, ho cominciato a sceneggiare la nuova serie televisiva che comincerò a girare a marzo e soprattutto ho ultimato il mio ultimo libro che uscirà nel 2021. Quindi ho passato tutto il tempo della quarantena seduto a scrivere. E non sono nemmeno ingrassato, sono rimasto, anzi, ho perso 2 chili pure. Gigi! Grazie di cuore, veramente. Grazie di cuore, è un'emozione molto forte. E mi auguro di farvi vedere al più presto il mio prossimo film. Adesso aspettiamo solo, oggi sono riaumentati i contagi, ma speriamo che tutti i contagi portati dai vacanzieri un po' incauti riscendano, di modo che il pubblico possa avere poi veramente lo sforzo di tornare in sala, perché i film vanno visti in sala. Io voglio uscire in sala, il mio produttore vuole uscire in sala e noi faremo il possibile per uscire in sala questo o nel tardo autunno o a gennaio, e se non è gennaio sarà a febbraio. Questo splendido abbraccio e abbraccio anche le persone che stanno alle mie spalle. Buonasera, io sono Silvana Iaboni, conosco